Partiamo innanzitutto dalla questione smog. Ambrosoli ha accusato la maggioranza di aver fatto troppo poco in regione per la tutela dello smog. Come replicate intanto su questo punto? Mi sembra molto ridicolo tutto questo, soprattutto da parte di un esponente che rappresenta la maggioranza a Palazzo Marino. A Palazzo Marino il sindaco di Pisapia ha vinto le elezioni dicendo dovremmo migliorare la qualità dell'aria, ha introdotto Area C proprio con l'obiettivo di migliorare la qualità dell'aria. L'unica cosa che ha migliorato Area C sono state le casse del comune di Milano, alleggerendo quelle dei milanesi. Pensate che ogni anno i milanesi pagano 20 milioni di euro di ticket e 30 milioni di euro di multe solo per Area C. Quindi in 4 anni sono stati spesi 230 milioni di euro solo per Area C, e il risultato qual è? Che quest'anno a Milano c'è stato il record di sforamenti del PM10. Quindi la politica della giunta Pisapia è stata assolutamente fallimentare dal punto di vista dell'inquinamento. Non è stato messo in campo nessun provvedimento serio e concreto che migliorasse la qualità dell'aria. Quindi da chi rappresenta la giunta arancione non accettiamo alcun tipo di lezioni. Regione Lombardia invece ha lavorato incentivando il cambio delle caldaie, lavorando su incentivi che potessero migliorare dal punto di vista realistico e infrastrutturale, e ricordiamo che le uniche interventi veri e risolutivi che sono le metropolitane in città le hanno fatte le giunte di centrodestra e non certo il centrosinistra. Parliamo invece proprio della questione sindaco di Milano. Allora, il centrodestra ancora non ha proposto il proprio candidato, forse lei potrebbe essere un nome potenzialmente spendibile, ma questo poi eventualmente lo deciderete voi. La domanda è: quando però voi deciderete di scendere in campo con un programma condiviso? Ma guardi, direi che a questo punto presumibilmente aspetteremo le primarie del centrosinistra, primarie che saranno il 7 di febbraio e quindi voglio dire subito dopo Natale, e quindi sceglieremo quello che sarà il nostro alfiere nel momento in cui sappiamo chi dall'altra parte è il contendente e chi vincerà le primarie. Ci sembra già sufficiente per darci un buon vantaggio quello che sta succedendo nel centrosinistra, cioè candidati che si tirano le sedie uno contro l'altro, che si smentiscono, che si contraddicono, che si attaccano reciprocamente. Sembra che c'è una corsa alla discontinuità, che c'è una corsa a rinnegare ciò che è stato fatto. Siccome hanno governato, ogni giorno dimostrano il fallimento del loro governo, e non potrà bastare una persona come Giuseppe Sala, che è sicuramente l'immagine di Expo, dopodiché è stato un amministratore che ha lasciato un buco che varia tra i 200-300 milioni in Expo, ed è una persona che i primi passi da candidato sindaco per risolvere il problema dell'inquinamento a Milano prevede di allungare la metropolitana Monza. Bisogna ricordargli che il problema non è quello dello smog a Monza, ma è quello dello smog a Milano, e lui viene votato dai milanesi. Per dire che alla fine non chi fa il bravo manager è in grado anche di mettere in campo una politica seria, è in grado di eseguire bene le indicazioni che gli vengono date. Mi sembra che in questo momento sia più difficile nell'elaborare una linea politica, e noi siamo assolutamente convinti che possiamo battere, ma proprio perché ciò che ha fatto la giunta Pisapia è stato clamorosamente fallimentare, e Giuseppe Sala è una persona che ha molti punti deboli, a partire dal fatto che tutti i suoi più stretti collaboratori sono stati condannati per corruzione, e quindi anche questa è un'ombra importante sulla stessa persona del candidato. Noi siamo assolutamente convinti e sereni dal fatto che possiamo battere, perché le nostre ricette sono le ricette giuste, l'abbiamo dimostrato in 15 anni di governo a Milano, lo stiamo dimostrando concretamente tutti i giorni al governo di Regione Lombardia. E invece il centro-sinistra, per loro stessa missione, stanno prendendo le distanze dall'unica loro esperienza di governo, che è quella della giunta Pisapia.